Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti sul canale. Questo è un What a Hit in a Day che mi avete tanto richiesto, quindi iniziamo subito con la colazione. Ultimamente sto mangiando questi cereali buonissimi che sono integrali mischiati a quelli con il cioccolato e poi bevo sempre un po' di latte parzialmente scremato. Eccoli qua, guardate che bontà, e sono davvero buonissimi, buoni buoni buoni. Dopodiché passiamo poi allo spuntino di metà mattina. Più o meno non lo faccio sempre, però a volte bevo questo succo qui. Io, dovete sapere, bevo soltanto succoace, e quando sono belle giornate esco fuori in giardino, sto un po' con Gwenda e me lo bevo fuori. Poi passiamo al pranzo. Ultimamente sto facendo sempre questo mix: prendo il salmone affumicato, poi prendo questo pane azzimo, il Philadelphia e l'avocado, una delle cose più buone del mondo. Preparo questi tipo crackers, preparo il salmone da mettere perché io taglio tutti i pezzettini che non mi piacciono, ci spalmo sopra il Philadelphia. Poi comincio a mettere il salmone affumicato e poi taglio l'avocado e lo vado a mettere sopra. In questo caso l'avocado non era proprio buonissimo, però ci siamo accontentati, insomma, era buono lo stesso. Poi metto un cucchiaino di olio sopra l'avocado e un po' di sale, che non si è visto ma l'ho messo. E poi dopo ho mangiato un po' di frutta, ho mangiato questi 5 pezzettini di cocomero senza semi. Qui c'è Gwenda come sempre che deve apparire, e qui quello che aveva avanzato l'ha mangiato mio padre. Come vedete non era proprio felice perché l'avocado non è il suo alimento preferito, però a Gwenda piace. Allora, qui invece passiamo alla merenda, corsetta verso il frigo, e qui ho trovato il cornetto Algida, naturalmente l'ho preso e l'ho mangiato. Adesso che iniziano le giornate un po' più calde ci sta tutto. E poi la cena. Allora, ho cominciato preparando le verdure. Io faccio il solito mix: zucchina, peperone, e poi vedrete dopo l'ingrediente segreto del tutto. E ci vado anche a tagliare la cipolla. Naturalmente dopo ve la faccio vedere, però qui non ve l'avevo fatta vedere tagliata. Io le taglio in questo modo. In padella metto un filo d'olio. Ecco l'abbondante cipolla. Dovete sapere che io la adoro follemente, ma davvero su qualsiasi cosa. Poi calo tutte le verdure che avevo tagliato, ne ho fatte un po' di scorta, diciamo, per tutta la settimana. Sale, poi ci metto il peperoncino, io lo adoro, quindi ne metto un po'. Spadello come gli chef più professionisti, e poi vado a metterci una tazza di acqua e copro con il coperchio, questo più o meno per una decina di minuti. Tolgo il coperchio e poi aggiungo il pan grattato, l'ingrediente segreto, eccolo qui, giusto un pochino. E poi come proteine vado a fare 2 uova. Allora, io le cuocio alla coque, non so come si dice da voi, ma da me si dice coque, quando lasciate un po' l'interno più liquidino. E poi da ebollizione lascio per circa 2 minuti e 40 secondi precisi. E questo è il piattino finale della cena, che vado poi a mangiare insieme a queste gallettine croccanti senza lievito. Quindi spero vi sia piaciuto, un bacio e ci vediamo al prossimo video.